Ciao a tutti, qualche giorno fa sono stata a Milano, anzi precisamente è stato domenica, sono stata a Milano e ho guardato Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, Via Torino, poi sono andata in Piazza Cordusio. Diciamo, ho visto tutti i negozi, come sono messi, cosa c'è, cosa non c'è, eccetera. Allora, rispetto a 15-20 giorni fa, più o meno, che ero andata al Sephora, ho trovato un po' di roba nuova, ho trovato anche un sacco di offerte. Al Bijou Brigitte questa volta ho trovato un po' di meno. Proprio perché ci sono andata di domenica, se magari ci vai di sabato, come primo negozio trovi di più. E vabbè. Poi, che cos'altro ho visto? Domenica hanno iniziato in Piazza Duomo a montare l'albero. Stavano mettendo le palline, sono delle palle grosse, grosse così, con tutte attorcigliate le luci, sono palline bianche, poi dopo metterò, diciamo, un video delle foto anche di questo, così vi fate un'idea di cosa c'è in Piazza Duomo a Milano. Poi che cos'altro ho fatto? E diciamo, ho fatto un bel giro e adesso vi faccio vedere dove sono stata. Allora, in primis, sono andata alla profumeria Mazzolari, che sta alla fermata metro San Babila. Sono andata lì perché di solito Mazzolari ha tutte le collezioni della Opi. Collezione di smalti, però aveva la collezione completa Venice della Opi, non aveva la collezione Starlight, che è la collezione di Natale. Non so se gli arriva, comunque ripasserò. Poi sono andata subito dopo al Sephora. E ho preso una bella cosetta. Vi ricordate che l'anno scorso mi pare che era, sì, se mi ricordo bene, l'anno scorso avevo fatto la review della palette del mare, il volume 1 della Sleek. Per questo Natale sono uscite tre palette della Sleek che finalmente il Sephora si è degnato di prendere. Una si chiama Naturelle. Un'altra, i Divin, e non mi ricordo più come si chiama, è un'altra della linea i Divin. Io ho preso la Del Mare volume 2. Che costa? 9,90 euro. Guardatela, diciamo, a me già mi piace il col mare, la palma, le varie sfumature del mare. E questo è il di dietro, vi faccio vedere anche. Ah, questi sono gli ingredienti, ve li faccio vedere così vi fate un'idea. E questo qua. Adesso ve la faccio vedere. Sono stata fortunata, era l'ultima, almeno in esposizione era l'ultima, poi magari se ce l'avessero da qualche altra parte, non lo so, comunque l'ho presa subito. Non c'era neanche, diciamo, il tester per vederla aperta, l'ho presa e ho detto non mi interessa. Questi sono i colori, ve li faccio vedere con la plastichina così vedete. Come si chiamano? Loco, Sant'Antonio, Ibiza Rock. Questo si chiama
Zola, poi. Pura Vita e Spotlight, poi. Abbiamo Pearl, Ushuaia, Puro, Bora Bora, Ocean Beach e Siesta. Allora, gli ultimi tre qua, uno, due, tre, non tanto mi piacciono. Perché a me, diciamo, questi colori non è che tanto mi piacciono, però tutti gli altri mi piacciono tutti. Ovviamente, a meno che non ve la fate voi, non troverete mai una palette dove vi piacciono tutti i colori. Allora, iniziamo con fare. Con fare, come si dice, iniziamo con gli swatch. Questi sono gli swatch dei colori. Questo è il primo, come vedete non si vede niente. E questi sono tutti gli swatch. Allora, il primo colore, questo qua, loco, non si vede proprio. Diciamo, è un colore che per far vedere qualche cosa l'ho dovuto prelevare 3 volte. Quindi non è molto scrivente. La stessa cosa questo qua, quindi 1 e 2 non tanto vanno bene. Questo pure non tanto si vede. Questo è ancora peggio. Quindi diciamo, anche questo non è che si vede tanto. La cosa mi dispiace perché comunque come colore mi piacciono. E diciamo, la cosa mi dispiace perché comunque mi aspettavo molto da questa palette, sinceramente. Anche perché la Del Mare volume 1 mi piaceva molto, quindi preferivo che diciamo i colori fossero abbastanza scriventi. È vero che cosa volete da una palette di 9,90 euro? E vabbè. Le altre palette della Sleek non le ho volute prendere in considerazione perché sono più colori sul marrone, sul nero, diciamo, sì, ci sono anche azzurro, blu, però tendenti al marrone. A me è marrone, non mi piace, a me il marrone mi invecchia e quindi niente. Poi un'altra cosa che ho preso, sempre della Sleek, che però costa 12,90, quindi qualche cosa di più della palette. È una palette di illuminanti questa e si chiama Solstice. Sono 4 colori: rosa, pesca, giallo e carne, color carne, eccetera, però sono veramente belli. Allora, dietro la palette vi spiega l'applicazione, purtroppo è scritto tutto in inglese. Questi sono i colori. Questi sono gli ingredienti. E questo è il sito della Sleek. Allora, questa è la palette specchiata. Questo è il nome dei vari colori, 24 mesi dall'apertura,
I colori sono questo, Edipic. Allora, Ecliptic. Hemisphere. Subsolar ed Equinox. Allora, vediamo un po' l'utilizzo. Cerchiamo di, anzi, cercherò di tradurre dall'inglese. Il primo colore, Ecliptic, questo qua. Non ci capisco niente di inglese. Perché non lo potevano fare in italiano? Vabbè, mi sa che prima me lo traduco. Poi dopo vediamo. Allora, questo è in crema. E questo è il risultato, è un rosato. Quello giallo, Subsolar, questo qua. Questo qua. Poi Hemisphere. Che è molto più brillantinato. Equinox. Adesso devo solo cercare di tradurlo. Quindi penso che avrò un po' di lavoro da fare. Poi veniamo al Bijou Brigitte. Questa volta il Bijou Brigitte, rispetto all'ultima volta, ho trovato meno roba, però la commessa mi ha detto che siccome la gente aveva fatto spesa di sabato, io andando di domenica ho trovato molto meno, infatti la commessa stava riassortendo. Vabbè, la prossima volta ci vado di sabato appena apre, così non mi fregano. Allora, io ho preso questi begli orecchini. $12,95. Va bene. Mi piacciono un casino. Poi, questa volta ho preso solo due paia di orecchini al Bijou Brigitte. Ho preso questi altri. Sono anche loro sempre rossi. $9,95.
E questi sono gli. E questo è tutto quello che ho visto domenica a Milano. Vi saluto, spero che vi siano piaciuti i prodotti. Vi ripeto, adesso c'è in giro tutto, arriveranno ancora altre cose, quindi fatevi un giretto, veramente ne vale la pena se cercate qualche cosa per voi o per altri. Ciao a tutti e vi saluto.